Il Chiostrino di Santa Eufemia ospita in questi giorni l'ennesima mostra e lo speriamo possa essere un successo come le precedenti, poi naturalmente conosceremo l'autore. Ecco, per il momento da parte degli organizzatori penso che sia una soddisfazione quella di poter riempire periodicamente queste quattro mura con manifestazioni artistiche di grande richiamo. Sì, infatti noi siamo molto contenti di ospitare oggi Claudio. È il nostro, penso, decimo espositore, sì. E noi cerchiamo di dare spazio soprattutto ai giovani, ecco, che si avventurano in questa attività così, così affascinante. Ecco. Lui poi ci è molto piaciuto, l'abbiamo conosciuto, sono tutti incontri casuali quelli con i nostri espositori, la maggior parte sì, conosciuti sul treno, magari durante il viaggio verso il lavoro. E lui fa dei quadri talmente particolari che abbiamo pensato che potessero piacere al pubblico erbese. E spero che apprezzino questo tipo di arte che io non conoscevo e che poi Claudio appunto ci spiegherà, perché è una cosa che presumo la maggior parte delle persone non addette ai lavori non conosca. Ecco, è la prima volta che si vede un quadro fatto con un impasto così particolare. Ecco, lasciamo magari che sia lo stesso autore Claudio Galbiati a descriverci magari quest'opera che ha alle sue spalle. Sì, dunque io niente di particolare, praticamente ho iniziato a fare il disegno su tavola, poi ho usato un impasto con sabbie e colle particolari, ho mescolato eccetera e poi ho messo su tavola, si lascia essiccare e poi si dà colore olio, si pittura eccetera eccetera. Come nasce questa espressione artistica? Ma guardi, è una cosa che ho inventato così, niente di cioè è la mia espressione, niente di particolare, non è che è un mio stile personale, ecco. I soggetti scelti, questo è un po' così, descriviamolo magari. Questo soggetto qua, io ho pensato a qualcosa di molto dolce, molto una donna seduta che suona, una serenata, ecco, molto, poi i fiori che rendono più dolce il clima, l'ambiente, una finestra, la luna e così, e poi il tutto con queste linee curve che si intrecciano, cioè come è schematico, no? È stilizzato, eccetera. Ho dato questa interpretazione di linee, di curve, no? Cioè queste danno l'immagine, non così com'è, ma io ho interpretato una donna con gli occhi messi in una maniera, il naso in un'altra, e tutte cose che insomma con un po' di fantasia si fanno. Sulla stessa falsariga sono un po' tutte le altre opere, diciamo. Vale per le altre opere, come quella per esempio, che si vede che è una barchetta, che soprammobile quasi, con le foglie che danno questo di senso di così di armonia, ecco. Claudio Galbiati è un autore giovane, come d'altronde giovani sono tutti gli altri autori che hanno esposto finora al Chiostrino di Santa Eufemia. Un breve curriculum. Ma dunque, io mi sono diplomato in grafica pubblicitaria e illustrazione. E la pittura non ha niente a che fare con la grafica. Per quanto riguarda, vabbè, dopo io, questa è una passione, non è una professione, speriamo vada bene. La mostra rimarrà aperta fino a quando? Fino al 13, compreso, domenica. Gli orari? Orari dalle 18, 6, 5 e mezza, 6 di sera, fino alle 9, 9 e mezza. Volevo fare i ringraziamenti innanzitutto alla signora Frigerio, insomma, signor Frigerio, che mi ha dato la possibilità di esporre, di farla la mostra, ecco. Poi ringrazio l'Alberto Molteni che mi ha aiutato come per l'organizzazione, un po' per tutto. Naturalmente poi, tutti gli altri amici del Chiostrino. Poi tutti gli altri amici, naturalmente, sì. Speriamo vada bene tutto, continuare così.